Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere il piano di carico che ho trovato su internet di un aereo Ryanair modello Boeing 737-800 Eco India, Eco November India. Vi faccio vedere. Eccolo qua. Allora, se Ryanair Airfleet, vediamo se c'è su Airfleet. Vediamo. No, prendiamolo da lì che è meglio. Sì, eccolo, questo qua dovrebbe essere Airfleet. Va bene. Ok, ci ho autenticato. Ok, eccoci qua, Boeing 737 NG. 13 anni e mezza. Questi sono i motori ed è in uso alla Ryanair dal 2011. Eccolo qua, Eco India, Eco November India, quindi esiste realmente. Allora, faccio una premessa. Carico, come diceva Enrico Giannini, degli aeromobili varia a seconda della tipologia. Ora, il 737-800 è quello qua, ha 899 piedi cubi, quindi 25 metri cubi e mezza, nella bulk cargo, sarebbe nella stiva praticamente inferiore, e sarebbe per l'esattezza la stiva quella dietro, perché è quella più grande. Quella più piccola, 692, sono metri cubi, piedi cubi, sono 19,6 metri cubi. La forward compartment bulk cargo sarebbe quella davanti. Ora ve la faccio vedere. Allora, aspettate un secondo. Eccoci. Questa qui, vedete? Questa è la forward cargo, questa è l'aftboard cargo. Vedete che una è maggiore dell'altra. Come si vede qua, 25,5 di metri cubi e 19,6. Per l'esattezza ho fatto dei calcoli, ho visto che prendendo anche alcuni esempi di compagniere, per esempio vediamo che, aspettate, colgo questa, allora tolgo anche questa un secondo. Per esempio questa è la Quickjet e fa vedere proprio come tutto l'aeromobile può essere convertito a cargo, e vedete che in questa immagine ci sono le due sezioni sotto, e fa vedere che questo aeromobile ha una aspettate, eccoli qui, main deck cargo volume, cioè 5000 piedi cubi, la parte sopra. La lower, cioè tutta quella sotto, sono 1543. Questo che vuol dire? Vuol dire che praticamente l'aeromobile, la parte sopra è quella riservata ai passeggeri. In questa versione è stato tutto trasmutato a cargo, e quindi si vede che la parte sotto sono solo 43,7 metri cubi in totale. Quindi 43,7 infatti torna, perché se voi fate 43,7 meno circa 25,5, che è quella di dietro, viene 18,2, in questo caso un pochino più grande la parte. In realtà dovrebbe essere su 43,7 dovrebbe essere 19,6 quella da 24,1 quella dietro, un po' più piccola. Poi ci sono piccole variazioni, considerate. Quindi, scoperto il volume, e quindi noi vediamo da questo piano di carico, come dice Enrico Giannini, che secondo lui gli aerei di linea possono essere non possono essere caricati a casaccio, e devo dire che ha ragione, perché io ho preso questo piano di carico che ora vi faccio vedere, ve lo metto qua. Dice che ha un peso base operativo di 42.000 kg. Io ragiono in libre, quindi per me sono praticamente
92.795 libbre. Poi zero fuel weight, cioè il peso massimo senza carburante, quello all'atterraggio, che io ho in libbre ovviamente, questi sono 138.300 libbre, questo è 146.300, e qui lui aggiunge 184 pax passeggeri, anche se l'aereo in realtà avrebbe 189, vabbè. E qui ci sono, come vedete, i limiti del trim a seconda della variazione dello zero fuel weight, a seconda di come aumenta fino al massimo, e anche del take off weight. Praticamente, che vuol dire? Che l'aeromobile deve avere un certo centraggio. Che vuol dire? Vuol dire che deve essere bilanciato, se no non puoi tirare sul muso, oppure peggio ancora, il muso va giù e non va bene questo per la controllabilità. E questo strano personaggio ha caricato 36 nella forward, solo quella avanti praticamente, mid 88 passeggeri e 60 afterward. Allora guardiamo, afterward, cargo door. Traduzione, così siamo sicuri al 100%, quindi vuol dire quella posteriore, e forward vuol dire avanti, quindi forward e avanti, come già sapevo bene. Quindi forward 36 davanti, 88 media e 60, e se voi fate il calcolo vedete che sono 3096 kg, se lo dividete per 36 fa che ogni persona pesa 86 kg. Poi ha calcolato che i bagagli vengono caricati, vedete, forward, tutto davanti, come diceva lui, esattamente come diceva lui. 2380 kg diviso 119 sono 20 kg di bagaglio pagante in stiva, per un totale di 19.504. Ora a me torna una cifra leggermente differente perché il programma mio fa un'approssimazione con le libbre. Non ha un tasso di conversione preciso, però vi posso far vedere 36, 44, 44, vedete, fila 17, 24, fila 25, 32. Vediamo se c'è, se ce n'è una Ryanair Passenger Seating, plan, sì, plan, sì, plan. Sitting plan, vediamo se c'è qualcosa. Vediamo questo, vediamo un secondo che ci dice. Ok, vediamo questo, poi apriamo anche questo, mi sembra buono. Vediamo, next flight, facciamolo un secondo aprire perché dobbiamo contare praticamente le file praticamente. Allora, ok, row 1833, ok, è la dimensione, ok. Quindi facendo lo zoom, sì, buongiorno. Allora, vediamo di fare lo zoom. Allora, sono 1, 1, 2, 3, 4, 5, sono numerate, sono 33, sono 33, perché questa configurazione molto probabilmente sono 33 per 6, no, 32 per 6 più la terza fila, quindi sarebbe 32 per 6 più 33. No, non torna. Non torna. 1, 2, 3, 12. Ah, manca la 13, ok, perché è scaramantica, ok. E va bene. E 33. Quindi sono. Non mi torna uguale però. Questa configurazione non mi torna. Allora, vediamo un altro se è fatto meglio. No, sì, questo no. Per carità. Non è fatto bene, lo troveremo prima o poi. Allora, vediamo questo. Seating plan.
ci dovrà essere da qualche parte per confermarlo. Allora, Ranever, ok, e 33, ok, ok. Ah, ecco, premium economy sono 51 la parte avanti, poi gli altri sono l'economy 138, quindi 138 più 51 fa infatti canonici 189. Torna, ah, finalmente, sia lodato. Togli sta cosa, ok. Quindi facciamo zoom e vediamo che allora la fila 1 ne ha 3, dalla 2 alla 15 sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anzi facciamo così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dovrebbe essere 13. Vediamo se si apre, ah, finalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi 13 per 6 più 3. Allora 13 per 6 più 3. Allora 13 per 6 più 3. Sono 181 persone nella parte avanti dell'aereo. E 1, questi sono nella fila, quella bella, la parte centrale sono 3, 6, 12, 18. Quindi sono 81 più 18 fa 99. E poi c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 per 6. 16 per 6 più 99. No, non mi torna. Più 96. Quindi allora in questa qua, questi qua colorati finali non sono, sono extra, perché noi infatti ne abbiamo 32, quindi sono 6 meno, sono 90, 189, perfetto. Infatti è perfetto anche qui, perché vedete che ci sono 32 file, row, e Giannini diceva, è impossibile che l'aereo venga caricato, vedete, qui c'è i bagagli, che sono 20 kg per 184 passeggeri, sono 20 kg, 184 passeggeri per 20 kg sono 3680 kg, in libre sono, perché io ragiono in libre come costruttori, sono 8113. Quindi se voi caricate così l'aereo, vedete che queste cose rosse, allora ora io l'ho caricato, vi faccio vedere, con tutto carburante possibile, perché se aumento ancora il carburante andiamo oltre il take off weight massimo, vedete, underload sono solo 32 libbre, 10 kg siamo, e vedete c'è scritto CG out of the limits, centro di gravità fuori dai limiti, e questa è la corda media aerodinamica che ora vi faccio vedere, min aerodynamic cord, vi faccio vedere, aspettate un secondo, non si vede molto bene, un po' brutta, eccola la corda, eccola qua, ve la faccio vedere, questa è la sezione dell'ala, questa è la corda che unisce il punto, il bordo d'attacco, il bordo d'uscita, e il centro di gravità deve risultare entro un certo, una certa percentuale della corda media, non deve andare oltre, perché? Perché sull'ala c'è anche il centro di pressione, che è quello dove praticamente viene idealmente concentrata la portanza, quindi se noi abbiamo il centro di gravità qui e il centro di pressione che per esempio in decollo avanza molto a causa dell'estensione dei flap, perché l'ala diventa più curva e più portante, si ha che il muso sale troppo, e da questo piano di carico si vede che variando payload distribution, variando il carburante, quindi diciamo che la rotta era per 600 miglia e quindi in realtà il centro di gravità non varia molto, perché il carico di questo aereo
è stato fatto secondo questo modello che ho trovato su internet in modo assurdo. Quindi se loro lo fanno realmente così, vuol dire che devono avere, non so come, appesantito la parte dietro, o con mail o con altre cose, perché non è possibile. Infatti, se voi su questo software, che è molto preciso, vedete come questo è l'inviluppo, questo è il grafico, purtroppo non ve lo posso zoomare più di tanto, ecco, ve l'ho messo a pieno schermo così lo potete vedere bene. Vedete, take off weight, landing weight e zero fuel weight, quindi zero peso senza carburante, peso all'atterraggio, peso al decollo, quelli più importanti. Vedete come sono fuori dall'inviluppo, quindi dal grafico, sono completamente fuori, e questo è il dry operating weight, che è il peso base operativo, quindi con i liquidi, con i manuali a bordo, con, se è operativo, c'è anche catering e crew, quindi crew e flight crew, quindi piloti e assistenti. Infatti il vero peso o base operativo sarebbero circa 91.300 libbre, quindi sono un bel po' di meno, sono 1.400 libbre meno, quindi sono praticamente 500 kg meno circa, ma anche di più. Anche di più, perché il vero peso operativo, scusate, peso basic empty weight, quindi peso proprio vuoto, è sotto le 90.000, quindi sono oltre 2.800 libbre, quindi circa una tonnellata tra personale, e, per esempio giornali, liquidi nei scaldabagni, olio, eccetera, cioè, e tante altre cose che vengono comunque considerate come peso base operativo, che lo rende pronto per essere poi caricato di carburante e di praticamente di bagagli e passeggeri. E se noi facciamo auto distribute, vedete come l'auto distribuzione ottimale, lui mi, vedete, mi riporta questi in non sono più rossi, e vedete che qui abbiamo un trim, perché se noi riportiamo quella configurazione folle, 44 nella zona centrale, 60 in quella dietro, e qui abbiamo tutto il carico, vedete che non può darti un trim, perché non siamo fuori, mentre se, e a parte che la zona quella in avanti non potrebbe nemmeno contenere tutta quel peso, quindi sarebbero fuori circa 120 kg. Vabbè, diciamo che lo caricano uguale fregandosi, tanto non è che si sfonda. Però ora vedete, avete una corda media accettabile, 14, 16 e mezza e quasi 15. All'atterraggio vedete come varia? Al decollo è 16 e mezza, e poi piano piano diminuisce a 14,7 col consumo di carburante. Infatti qui il trip fuel sono circa 10.600 libbre, sono praticamente fate un terzo, fate un po' meno della metà, sono 5 tonnellate e mezza circa, e infatti vedete che il trim è settato a 6.9. Ora, se volete scoprire quali sono i limiti del trim, basta che aumentate questo, vedete, ok, è 7.8 il limite. Mentre se io lo metto a 0, alleggerisco questa parte, vedete, 7.8, 12, 15, 22, 32, 33, 44, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 35, quindi da 4,8 a quant'era? Da 4,8 a ora non lo so, scordato, da 4,8 a 7,8 circa, da 4,8 a 7,8, da 4,8 a 7,8 il trim. E se noi facciamo auto distribute, non ce lo mette a 6,7, quindi sì, un po' più vicino al valore massimo, comunque il valore ottimale per avere anche un consumo accettabile. E vedete che mi divide tra la stiva di dietro, 4.680, e la stiva davanti,
questi non li posso settare io. Voi mi direte perché questi non li puoi muovere? Perché questi sono proprio la parte di dietro, è quella che viene caricata di più, perché qui c'è i motori, quindi questa non viene toccata, perché se si carica troppo questa, poi l'aereo va subito su col muso, quindi non è molto intelligente. Basta, volevo solo farvi vedere questo, ora lo riporto a finestra. E quindi, diciamo, da questo punto di vista teorico-matematico, se caricano così, perché questo non è che me l'hanno confermato, però se caricano così, vedete qui c'è l'aeroplano, i motori, il peso di cargo massimo, sono 18.500 libbre, sono circa 9 tonnellate, e qualcosa. Questo è il peso massimo zero fuel, che è abbastanza, è perché quello mi pare di default sia un pochino più basso di media, perché ci sono vari modelli in realtà, poi di 737-800 mi pare che di default dalla fabbrica era sui 136 e questo è il massimo raggiungibile. Infatti ora, se voi vedete, per esempio, prendiamo un aeroporto, prendiamo Fiumicino, facciamo update. Update, ok, abbiamo un peso di, ora faccio il calcolo, scusate, ho sbagliato, calcolo, con questo trim, vedete, ho questo trim io, e lui mi dà che per il decollo mi dice che ci sono 25 gradi, c'è un vento di 199 gradi, 7 nodi, e dice che avremo un motore settato al 93% in take-off del rating 2, quindi cioè la pista è lunghissima, la spinta è circa 24.000 libbre sulle 27.000 di take-off massima, e poi abbiamo flap 1, quindi abbiamo poco flap, tanto la pista è lunghissima, ci si fa alzare benissimo perché siamo lontani dal peso massimo, e l'unica restrizione è praticamente la salita. Queste se si ha in condizioni di full thrust, abbiamo questo valore. Se andiamo in reduced thrust, quindi settando una temperatura esterna praticamente fittizia, dicendogli che massimo si può settare 35, quindi 10 gradi in più, vedete che il livello della rotazione della ventola di bassa pressione è scesa al 91,6% su un massimo di circa 104%, e vedete che le velocità sono rimaste pressoché simili, 150, 151, 155 nodi. Poi questo ve lo devo fare vedere però da qua, weather, no, scusate, ho sbagliato io, take off landing report, weather update, ok. Allora noi decolliamo dalla 16 right, ok, non 16 right, e facciamo finta di atterrare, no, 16 right, e facciamo finta per brevità di atterrare sulla 16 right, giusto per farvi vedere una cosa. Il peso è quello, considerando 10.000 libbre di consumo. Ora faccio generate e vi faccio vedere una cosa. Facciamola calcolare, tranquillo, così vi faccio vedere una cosa. Generando il report. Eccolo qua. Allora, noi vediamo in questa pagina. Io vi faccio anche l'errore dov'è. Allora, questa abbiamo la V reference speed, in atterraggio è 144 nodi, e queste sono le velocità a cui i flap devono essere praticamente estesi. Schedule, vedete, flap 15 a 164, 174, l'errore qui 174, si considera flap 5 184, poi flap 1 194, sopra i 194 flap up, e quindi si tira su. Infatti vedete clean a 214, si pulisce l'aereo praticamente, e questo ovviamente va fatto al contrario, quindi
voi arrivate da clean fino a sporcare il profilo per l'atterraggio praticamente. In caso in cui, questa è la VFR 744, in caso in cui voi vogliate saperlo in decollo, allora dovete prendere questo valore, copia, generate, prende landing weight, exceed maximum landing weight. Ah, vedete, sì, è oltre. Niente, non ve lo farò vedere, ma è giusto questo, cioè nel senso si andrebbe, diciamo, dal punto di vista pratico, ve lo farò vedere come variava la velocità di praticamente di momento di flap. Ora vi faccio vedere al peso massimo quanto potremmo raggiungere. Ok, flap 40, infatti, sì, sono pari come velocità perché eravamo comunque pesanti. Vedete, queste sono le velocità canoniche. Considerate che in decollo di solito avete delle velocità massime da mantenere perché aspettate, vediamo se lo trovo. B737-800 Placard Speed. Vediamo se lo trovo. Vai, forse l'ho trovato. Eccoli qui, lo trovate. L'ho trovate. Eccole qua, ve lo faccio vedere da questo. Oddio, è un po' picco, però vabbè. Praticamente è il flap 1, c'è nel Boeing. Vediamo. Aspettate, abbiate pazienza un secondo, un istante. Allora. Aspettate un secondo, perché questa non l'avevo cercata prima. Vediamo questo. 737. No, questa è la vecchia versione. Io sto cercando la nuova per quello. Allora, aspettate, datemi un istante. Eccolo qui, 800, eccolo qui, vediamo se facciamo zoom e riusciamo a vederlo, chiudi. Dov'è? Eccolo qua, landing gear limits flap. Allora, landing gear potete estenderlo dai 270 nodi indicati in giù, ritrarlo dal 235 in giù, se no si spacca perché va in avanti, il rotino davanti. Esteso può stare fino a 320 nodi indicati. Il flap limit avete da flap 1 e 2 e 5 sono le posizioni più, cioè, minori, e quindi sono tutte 250, anche se questi in realtà potrebbero essere un pochino di più, tipo 260-270. Flap 10, massima velocità 210. Flap 15, 200. Flap 25, 190. Si ricorda anche bene. Flap 30 175, flap 40 162. La protezione c'è solo tra flap 40 e 30, quando superate 162 praticamente si alza il flap, quando rileva mi pare 165 nodi, e si alza a 30 per non rompersi. E poi avete i flap alternati, quindi d'emergenza, si possono scendere da 230 nodi in giù, perché non possono essere più poi retratti. Avete che quindi queste velocità, in realtà voi, se avete visto la velocità di, aspetta, ve la calcolo anche, togliamo questo, scusate, ok, landing, andiamo sul landing, andiamo su, ok, meteo, ok. Mettiamo maximum, mettiamo auto land e mettiamo tipo auto break 2, stiamo proprio pollici. Flap 40 al peso massimo avete una velocità di approach di 150 nodi, quindi 100-150-162 è la massima, quindi 12 nodi in meno. Ora ve lo posso fare vedere solo con flap 30 qua. Compute 157.
157 flap 30, quindi 175 meno 157 sono praticamente 18 nodi. Avete visto, siamo passati da 12 nodi a 18 nodi, e 12, 18, quindi sono già 6, 6 più 18, 24, facciamo 25, 190 meno 25 fa 165, mentre dalla 200 in su si toglie circa 30, quindi si sono circa 170, si mette flap 5 in maniera ideale. Però considerate che questi calcoli che io ho fatto a mente ora, in realtà li fa il computer di bordo. Quando voi confermate nel Flight Manager Computer le velocità di avvicinamento, avete che praticamente avete degli speed bug su praticamente la ora ve lo trovo, aspettate, si chiama anemometro Boeing 737-800, vediamo se me lo fa vedere. Chiudi, ci immagini? No, ti pareva? Allora, EFIS display, EFIS display, vediamo, eccolo qua, via, eccolo qui. Solo che questo fa un po' schifo perché è piccolo, però vabbè, il concetto è quello. Poi vediamo questa, insomma, sì, un pochino migliore. Praticamente ora ve lo faccio vedere, aspettate un secondo. Sì, allora, ok, sta caricando. A quanto pare è pesante come cosa. Allora, EFIS navigation non mi interessa. Uffi, cavolo, me l'ha fatto vedere. Guarda, ti spiego perché qua spiega tutti i vari, non lo salvo questo, mi spiega tutti i vari simboli. Ok, ok, no, e che caspita, non lo fa, eccolo, si vede poco, però vabbè, pazienza. Li fa vedere qui, vedete, ora ve lo ingrandisco ancora, qua ve lo fa vedere, dove c'è le velocità, ora ve lo ingrandisco un altro po', vediamo se mi riesce, lo metto a 300, eccolo qua, lo fa vedere qui, vedete, 100, che ne so, vi mette 151, vi mette praticamente la non V1 ma tipo F1, F5, flap 5, e bisogna in fase di sia di accelerazione che decelerazione mettere le velocità corrispondenti, quindi settarle nell'autopilota e poi aspettare di arrivare a quella velocità per tirarlo su, praticamente per evitare di danneggiarlo. Allora, ora questo poi me lo salvo. E basta, per ora vi ringrazio, vi faccio vedere anche qui dal manuale che praticamente il volume era circa 45, questo in questo modello, poi può variare, tipo una compagnia può averla un pochino più piccola, 44 metri cubi, ma alla fine sono circa 44, circa sì, 43,7 45 metri cubi il totale del cargo nella parte praticamente che interessa a noi analizzare ora, la parte che è quella inferiore dell'aeromobile, perché se vedete la mappa vedete che la parte sopra è quella che in realtà porta più peso, perché del payload sarebbe il carico pagante, sarebbero bagagli stiva, bagagli in cappelliera e persone. Praticamente l'aereo può portare fino a circa 47.000 libbre, che sono 47.000 libbre, sono per 0,454, sono 21 tonnellate e 3 circa. Togliete il peso dei passeggeri, che fate presto a calcolare, 189 per 86 sono 16 tonnellate e 250, il resto è bagagli.
Vi ringrazio per l'attenzione, sono stato contento di aver trovato questo modello, anche se non è stato completato, ma ai fini miei non conta, insomma, perché comunque sia il software lo ha fatto per noi, ipotizzando vari quantitativi di carburante. E vi ringrazio molto. In questa parte poi avete anche la parte del finale, gli aggiustamenti manuali che si fanno quando ci sono dei bambini al posto, come peso al posto di un, oppure quando si ha un certo tipo di spinta, eccetera. Ci sono piccoli aggiustamenti, ma questi comunque non vengono fatti, questi calcoli, manualmente, ma vengono fatti ovviamente tramite software. E poi qua c'è, vabbè, la lista, ora si vede male nel video, mi dispiace, ve la farò vedere successivamente se volete, si vede l'indice di correzione per i vari, praticamente i vari quantitativi di carburante che sono imbarcati. E questo si analizzerà più avanti. E vi ringrazio e vi auguro una buona serata.